Buonasera, bentrovati al Salotto Acquatico di Swim Biz. Un onore, per me è un'emozione grandissima, la bicampionessa olimpica Cecilia Camillini a Swim Biz. Buonasera, bentrovata. Buonasera. Senti, qui a Roma, al Sette Colli, hai fatto di nuovo colpo grosso. Diciamo che è una gara importante, quindi ho cercato di dare giusta importanza a questa manifestazione. È la prima volta che partecipo e direi che è andata alla grande, non avevamo dubbi. Senti, ma Cecilia, però tu fai un po' la birbante, perché quest'anno tu, non Federica Pellegrini, fai l'anno sabbatico, non mi fai il mondiale, ma come si fa? Scusami se te lo chiedo. Ogni tanto capita che anche i campioni devono un attimo riposarsi. Dopo due Olimpiadi ho detto cerchiamo... Sabbatico sì. Anche tu. Diciamo che è un anno in cui cerco di riprendere fiato dall'anno scorso, perché due ore olimpici stancano parecchio, diciamo, sono belli, però sono un po' pesantini da portare, diciamo che è un anno particolare. È un anno particolare che presuppone, cioè, che vuoi fare dopo? Dunque. Rio pensi al Brasile? Guarda, non mi pronuncio, perché comunque appunto è un anno in cui mi mantengo anche molto molto sulle mie, anche su quelle che saranno le decisioni future, però magari un'anteprima l'anno prossimo, dai, vediamo l'anno prossimo con gli europei, guardiamo come sistemiamo un po' tutto, perché devo portare avanti anche l'università, comunque ci sono ancora 3 anni prima delle Olimpiadi. Diciamo che quindi bisogna studiare un pochettino, ogni tanto bisogna fare anche quello, perché sono al secondo anno di psicologia e la laurea vorrei prenderla prima di uscire. Sì, appunto, le medaglie importanti, però insomma voglio dire, anche diciamo il famoso pezzo di carta. Più o meno sì, perché comunque io avrei intenzione di rimanere nell'ambito comunque psicologia sportiva, se no insomma qualcosa di simile comunque. Però parliamo sempre del dopo, io volevo parlare dell'adesso, perché tu sei una risorsa pazzesca per il nuoto italiano, perché il nuoto, diciamo, è uno che... solo, sai, no? Abbiamo dato questa definizione generale, sì. Perché tu hai portato a casa 2 medaglie d'oro, voglio dire, bisogna spiegarglielo a qualcun altro che qui abbiamo fatto colpaccio pieno. Ma guarda, lo prendiamo come anno sabbatico all'estero, però diciamo che l'anno me lo prendo un pochino diversamente in Italia, perché il mio obiettivo è quello di portare un po' le mie medaglie appunto nel territorio, quello che è veramente quello di base, cioè le società, nel proprio Modena, dintorni, fare conoscere quello che è lo sport paralimpico un po' a tutti, anche quelli che non lo conoscono ancora. Sai, perché quindi... tu sei stato un traino, perché il numero proprio di atleti che hanno disabilità che si stanno avvicinando è incredibile, cioè tu hai fatto l'effetto spot, come si dice, ne sei cosciente di questo? Sì, sì, ne sono cosciente, anche molto felice, perché comunque è una ottima opportunità appunto per diffondere quello che è lo sport paralimpico. Per me è, diciamo che sono stata quasi tra virgolette incaricata inconsciamente di questo compito, e me lo prendo molto molto volentieri. Anzi, questo anno in cui tra virgolette mi prendo un attimo un po' più di pausa, farò un altro tipo di lavoro. Quindi, e quale, se si può dire? Diciamo, tentare comunque di coinvolgere anche altre persone in attività che riguardano lo sport paralimpico, quindi mi sto impegnando anche col CSI per fare appunto attività con i ragazzi, far conoscere comunque il mondo della disabilità anche a chi magari non sa neanche che esiste. Senti, parliamo di tecnologia, perché ho visto che anche tu indossi un sistema per cui insomma, ti senti con il tuo allenatore. Non mi bastava sentirlo fuori dall'acqua, adesso lo sento. È lì che sta sogghignando. Perché lui può parlare ma io non posso rispondere. La gioia di ogni allenatore, sì, è vero. È uno strumento molto utile, perché riusciamo comunque a comunicare molto meglio senza che lui si debba sgolare, io fare comunque prestare troppa attenzione a quello che mi viene urlato all'interno della piscina, ecco, e riusciamo a fare molto meglio gli esercizi di tecnica, perché riesce a guidarmi in tempo reale, mi corregge. Vedi che la tecnologia aiuta e di moto. Sì, sì. Senti, quanti chilometri fai al giorno? Adesso tanto per siamo te, in sui... questa splendida forma che hai. 4-5 chilometri al giorno per 5-6 volte a settimana, quindi... Professionismo comunque ne vero. Faccio ancora. Non mi sono presa proprio una pausa completa. Senza nuoto non resisterei, quindi sicuramente per nuotare nuoto. È una grande cosa l'acqua, ragazzi, bisogna dirlo. Concordo. Senti, facciamo un po' di gossip. Sei fidanzata? Ma
No, perché qua altra domanda? Si risponde. Vabbè, abbiamo capito. Allora, abbiamo capito. Quindi niente mondiale, però insomma Cecilia Camillini rilancia tutta per il prossimo futuro. Assolutamente. Grazie, grazie ancora. Alla prossima, perché ti seguiamo in continuazione su Swim Biz. Grazie, grazie Cecilia. Mille a voi. Ciao, 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 grazie mille.